Siamo di fronte ad un momento di discriminazione. Io quando sento dire qualcuno non ti puoi permettere uno di organizzare una manifestazione a ridosso del monumento della resistenza perché è vergognoso, proprio tu che hai presieduto l'Ampi di Alfonsina per oltre 10 anni. Io dico che l'Ampi dirà la sua, io ho molto affetto, ma sono dovuto uscire da quell'associazione per le posizioni che non ha preso, che non ha preso di fronte a quello che è successo e che sta succedendo. I miei valori sono ancora quelli, quindi se qualcuno ha dei dubbi, buttiamoli. Io sono un'insegnante di scuola primaria e ho sempre fatto il mio mestiere con la passione e l'amore convinta che la scuola deve far star bene i bambini. E purtroppo già ultimamente in questa scuola piena di burocrazia e regole mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua. Ma la goccia è stata quando il 15 gennaio la preside, mentre facevo lezioni in classe, mi ha chiamato nel corridoio per consegnarmi la raccomandata, e siccome io non mi sono vaccinata, sono sospesa dal lavoro. Immaginate la mia umiliazione, io mi sono sentita umiliata in quel momento. Il mio cuore era dentro la classe e quei bimbi che si saranno chiesti dove va la maestra. E sentirsi dire dal mio datore di lavoro dopo 38 anni di servizio, senza mai approfittare di malattie, o sono sempre stata presente, perché con i bambini ci vuole continuità, ci vuole rapporto costruito giorno per giorno, mi dice che se non mi vaccino e non presento la domanda di prenotazione del vaccino, io non potrò rientrare a scuola dal 3 gennaio. E così è stato. Quindi io oggi sono una insegnante con il mio pensiero ai bambini, perché tutto questo è stato fatto in nome di una scuola sicura. E oggi la scuola è, come ci ha rappresentato bene l'avvocato che ha parlato prima di me, è il delirio. Bambini in classe, bambini in DID, bambini in DAD, il controllo dei green pass ai bambini, se sono positivi, se il tampone è stato in farmacia piuttosto che il fai da te. E questo è per il bene della scuola? Il bene della scuola è già crollato una ventina d'anni fa, è stata una goccia dietro l'altro che ha portato la scuola a un colabrodo dove non si tiene più conto del benessere di chi va a scuola. Si è perso da tempo, ma questa è stata la goccia che ha fatto chiaramente capire a noi insegnanti, quelli che ancora hanno un senso critico, che della scuola, scusate, non gliene frega un accidente a nessuno. Questa è la mia esperienza. Sono indignata, certo, sapere che i miei bambini in questi 2 mesi hanno avuto supplenza.